e benvenuti anche oggi nel canale YouTube della Perugia Motori. Oggi facciamo un video di confronto, oggi parliamo delle ammiraglie di Kazuzuki, ma prima di iniziare il video vi volevo ricordare, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Questo perché ovviamente quando mi chiamate, mi chiedete un consiglio o volete un preventivo, dice Sara, io sono iscritto al tuo canale, lo sapete che per voi c'è un prezzo incredibile, uno sconto fotonico e che ovviamente vi consegniamo la macchina gratuitamente a domicilio. Inoltre attivare la campanella serve perché appena uscirà un nuovo video su una curiosità o su qualsiasi cosa del mondo Suzuki, tu sarai il primo a essere avvisato. Per esempio, se oggi vi è suonata la campanella è proprio perché questo video ce l'avete chiesto voi. Ci avete chiesto un video di confronto. Ogni volta che mi chiamate mi chiedete, Sara, me lo dai un consiglio? Sono indeciso tra la Vitara e la nuova S-Cross. Tu, Sale, quale sceglieresti? Bene, che cosa significa oggi essere una concessionaria del futuro? Significa che anche a distanza riusciamo a rispondere a questa domanda. Non è facile consigliare l'uno o l'altra, ma sicuramente possiamo metterle accanto oggi, capire le differenze e quando mi chiamerete insieme capire qual è la più adatta proprio per voi. Tra l'altro vi volevo anche ringraziare perché il nostro canale YouTube sta crescendo sempre di più, siamo quasi a 10.000 iscritti e soprattutto siete molto molto attivi, ci fate un sacco di complimenti, soprattutto ci date un sacco di idee nuove per i video, quindi grazie perché siete veramente fotonici. Bene, iniziamo a parlare di Vitara e iniziamo a parlare anche di S-Cross. Le abbiamo messe vicino per confrontarle nelle colorazioni grigio Londra di Vitara e blu Capri di S-Cross. Come mai? Perché il grigio Londra è uno dei colori sicuramente più iconici, sicuramente più venduti in Vitara, ma soprattutto è una colorazione che non potete avere in S-Cross. Abbiamo una tonalità simile in S-Cross che è il grigio Orlo, l'avete visto in altri video, poi ve lo faremo rivedere. Ma questo tipo di grigio, che è un po' più chiaro del grigio Orlo, non lo potete avere in S-Cross, esattamente come in Vitara, non potete avere il grigio Orlo. Se invece, guardando questo video, guardando altri video, vi state veramente innamorando del blu Capri, bene, consigliate che la macchina per voi è S-Cross, perché la colorazione blu Capri non c'è assolutamente in Vitara. Per confrontare le due vetture abbiamo deciso di mettere accanto una Vitara in versione top e una S-Cross in versione top plus. Come mai? Perché l'S-Cross già esce top plus, meno di questi accessori non c'è. La Vitara per questo motivo l'abbiamo messa vicino a top per poterli confrontare adeguatamente. E se ben ci pensate questa già è una differenza, perché Vitara ci dà anche la possibilità di avere una versione inferiore della top che è la Cool. Quindi se cerchiamo diciamo un entry level sicuramente è migliore Vitara Cool che S-Cross che già ci costringe a partire proprio dal massimo, top plus. Passiamo adesso a vedere le dimensioni delle due vetture. Le due vetture sono larghe uguali, 1,78 m, alte praticamente uguali perché siamo su 1,58 per quanto riguarda S-Cross e 1,60 per quanto riguarda Vitara. La vera differenza è sicuramente la lunghezza, perché la nostra Vitara, ormai lo sapete, è lunga 4,17 m. Se aggiungo 13 cm, passo S-Cross, lunga 4,30 m. Il passo ovviamente è differente e differente il bagagliaio. Questi 13 cm sono divisi un po' nel passo che appunto aumenta, ma sicuramente nel bagagliaio che adesso andiamo a vedere. Un bagagliaio più importante per quanto riguarda S-Cross, ma comunque composto esattamente come quello di Vitara. Quindi abbiamo una doppia divisione, tasche laterali, il solito gancio che ormai sapete iconico in Kazuzuki dove posso attaccare tutte le cose che non si devono rovinare, che non devono rotolare, presa di corrente elettrica e anche illuminazione. Visto bene il bagagliaio di S-Cross andiamo a vedere quello di Vitara, che forse è la grande differenza, cioè se ho bisogno di più spazio o meno spazio sicuramente può essere un elemento discernente. Vediamo anche, ecco qui, quello di Vitara, bello spazio anche qui e anche qui appunto la possibilità della divisione, in molti me lo chiedete, questo è il momento di vederlo. Sotto abbiamo l'alloggiamento per il kit rotino, ma la macchina esce con il kit di gonfiaggio. Se decido di passare alla versione GPL, ovviamente al posto del kit di gonfiaggio avremo il GPL. Bene, continuiamo a guardare le differenze fondamentali. Sto guardando la macchina, sono appena entrata in salone. Quali sono le cose di cui mi accorgo immediatamente? Sicuramente mi accorgo che entrambe le macchine hanno il cerchio da 17 e entrambe le macchine, la versione top per Vitara e top plus per S-Cross, hanno il cerchio da 17, 215, 55, 17 e il cerchio è a taglio diamantato. Stiamo parlando di versioni che siamo proprio al massimo. Faro full LED avanti e indietro in entrambe, sensore di parcheggio avanti e indietro in entrambe, telecamera posteriore di parcheggio in entrambe. S-Cross è una versione top plus, aggiungi qualcosina, quindi siamo di fronte a una macchina che in Kazuzuki non avevamo mai visto, un livello di infotainment nuovo. Infatti in S-Cross abbiamo la telecamera non solo dietro come Vitara, ma l'abbiamo a 360 gradi, con quattro punti che abbiamo già visto, ma andiamo a rivedere il primo sotto la S di Suzuki, eccolo qua. Abbiamo poi altri due punti negli specchietti, uno qui e una a destra, e poi ne abbiamo uno appunto sul bagagliaio, e per questo abbiamo una telecamera a 360 gradi che non abbiamo in Vitara, ok?
Altre differenze esterne che notiamo immediatamente: gli specchietti sono richiudibili entrambi, infatti la freccia è intarsiata sia in S-Cross e la vediamo anche qui in Vitara. Vetro oscurate in entrambe, e la cosa che spessissimo mi chiedete è: tutte e due hanno il comfort access? Sì, la chiave è la medesima sia per S-Cross sia per Vitara, ecco qua, questa è la mia. Mi avvicino comodamente alla macchina, non ho bisogno di sapere se la chiave è in tasca, se è in borsa, nel borsone, la macchina mi riconosce in automatico, premo il pulsante e posso salire a bordo per nuove avventure. Questo in Vitara e questo anche in S-Cross, ok? Prima di salire agli interni, prima di vedere le differenze di infotainment interne, parliamo anche di ADAS, di sicurezza attiva, in entrambi di secondo livello, quindi mantenimento a carreggiata, monitoraggio ai colpi di sonno, antisbandamento, Vibe Tour, monitoraggio dell'angolo cieco e cruise control adattivo. Ovviamente anche frenata assistita. Adesso saliamo dentro e vediamo la differenza degli allestimenti. L'avrete notato, siete molto molto attenti, non stiamo parlando di motore, non stiamo parlando di trasmissione, non stiamo parlando di cambio manuale automatico. Oggi non ci interessa questo, perché lo sapete, le macchine hanno lo stesso motore nel cambio manuale e nel cambio automatico. Oggi parliamo di differenze di allestimenti e di dimensioni. Poi ovviamente, quindi nel confrontarlo abbiamo deciso di guardare il cambio manuale, nei prossimi giorni uscirà un video ovviamente sul cambio automatico, perché su quello facciamo un bel focus. Siamo pronti? Entriamo dentro. Se sto entrando in concessionaria e inizio a vedere la Vitara mi piace, la prima domanda che un cliente mi fa: Sara, qual è il prezzo di listino di una versione top e due ruote motrici? Allora, se parliamo di Vitara, il listino è di 26.600 euro, da capire ovviamente poi la vernice metallizzato bicolore di cui parleremo dopo, ma questo sempre per darci un punto di partenza e di confronto, anche se alla fine il prezzo di listino ci interessa poco, perché lo sapete che per iscritti al canale il prezzo è fotonico. Siamo adesso dentro Vitara, 26.600 euro il prezzo di listino della versione top due ruote motrici. Vediamo le prime caratteristiche di cui immediatamente ci accorgiamo. Sedili riscaldabili a doppia frequenza, che poi vedremo anche S-Cross. Già abbiamo il suo bracciolo, già in dotazione, anche in pelle. I sedili in Vitara sono pelle mista Alcantara, cosa che non ha S-Cross, e personalmente ritengo l'Alcantara molto 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 confortevole, soprattutto per chi predilige uno stile off-road, magari scegliendo la Vitara 4x4 e ha paura di sospensioni rigidi perché magari non era abituato, troverà l'Alcantara molto 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 confortevole. Volante in pelle, ovviamente specchietti elettrici avanti e indietro, il pulsante che ci consente di richiudere elettricamente gli specchietti, tutte queste cose già le avete viste nel video dove spieghiamo bene Vitara, che ve lo rilinkiamo qui. Ma non importa, le rivediamo velocemente per fare le differenze fondamentali. Climatizzatore automatico, ma non bizzona, cioè abbiamo bizzona in S-Cross perché ovviamente la vettura è più grande e magari se ne ha più la necessità. Un secondo schermo a colori sotto il volante che ci indica lo stato della vettura. In questo momento per esempio ci sta dicendo: guarda Sara, hai lo sportello aperto, effettivamente così. Ci potrebbe indicare qualsiasi altra anomalia, se per esempio abbiamo un pneumatico sgonfio, o se non c'è nessuna anomalia ci indica anche i segnali stradali che stiamo percorrendo sulla strada. Ultima cosa, ovviamente sempre in questo schermo, ci dice lo stato della batteria ibrida elettrica, quindi la funzione del livello, se stiamo ricaricando oppure stiamo consumando energia. Ormai lo sapete, in Vitara il touchscreen non è da 9 pollici come vedremo dopo in S-Cross, ma è da 7 pollici. Nella versione top c'è già integrato il navigatore, Apple CarPlay, Android Auto con il cavetto, ma comunque la smartphone integration è sempre garantita. Una curiosità che volevo dire su Vitara è questa. Come vedete abbiamo questa plancia che è grigia, ma in Vitara c'è la possibilità della personalizzazione della plancia. Soprattutto se io vado a scegliere una vettura bicolore, che potrebbe essere per esempio il rosso, il turchese, l'avorio, ho la possibilità di avere la plancia dello stesso colore del fuori. Io per esempio, che sono un esteta, i colori mi piacciono tantissimo, è una cosa che mi piace molto. Quando viene un cliente oppure facciamo appunto la configurazione della macchina, vi mando le foto, mi piace molto abbinare il dentro del Vitara con il fuori, anche perché se ben ci pensi, tu la macchina la vivi dentro. E quanta luce e quanta grinta può dare una macchina colorata. Questa cosa qui in S-Cross non c'è. Andiamo a vedere S-Cross perché ci sono tante tante cose da scoprire. E saliamo adesso a bordo di S-Cross. Anche qui abbiamo il prezzo di listino di 28.890 e anche qui da capire poi il colore che sceglierete. Guardiamo gli interni, vedete che la plancia è sicuramente differente, anche qui abbiamo un sedile misto in pelle e tessuto, ma qui il tessuto è diverso, un nuovo tipo di tessuto molto tecnico che sta piacendo veramente moltissimo ai nostri clienti. Anche qui bracciolo integrato ovviamente in pelle, volante in pelle, secondo schermo a colori, anche qui vetri elettrici avanti e indietro, cloche per la gestione di specchietti e pulsante per gli specchietti richiudibili elettronicamente. Sedili riscaldabili a doppia frequenza, preso USB, vari portaoggetti come Vitara, clima automatico e l'abbiamo detto prima in caso S-Cross bizzone.
Che cosa aggiunge S-Cross rispetto a Vitara? Il tasto SOS, appunto, che ci dà una maggiore sicurezza, e soprattutto un nuovo touchscreen che non è a 7 pollici ma è a 9 pollici a colori dinamici. Il navigatore è già integrato, molto molto bello. Qui vi linkiamo la spiegazione S-Cross dove lo potete vedere bene, perché l'abbiamo veramente fatto vedere in tutte le salse. Ma soprattutto Apple CarPlay ha la possibilità di essere wireless, quindi non ho bisogno del cavetto. Bene, adesso usciamo fuori, facciamo un po' la sintesi e capiamo se vi piace più S-Cross o Vitara, ma soprattutto qual è più adatta alle tue esigenze. Allora, super sintesi per confrontare le macchine. Abbiamo detto listino della due ruote motrici 26,6 e della due ruote, per quanto riguarda Vitara, e 28,890 per quanto riguarda S-Cross. Le versioni 4x4 sono assolutamente identiche, abbiamo la solita modalità All Grip dove possiamo scegliere neve fango, dove possiamo scegliere proprio di bloccare il differenziale con il tasto lock, medesimo differenziale in entrambe. Possiamo anche scegliere di mettere la macchina in automatico, quindi sarà lei a valutare se è necessario oppure no inserire il 4x4, e poi la solita modalità Sport che libera al massimo i cavalli della vettura. Unica differenza che sicuramente Vitara è un po' più compatta, quindi per il 4x4 forse un po' più adatta, mentre S-Cross ci dà più spazio se ha appunto bisogno di necessità di carico differenti. Altra cosa legata al 4x4 diversa, di cui solo in pochi si sono accorti nei commenti, ma bravissimi quelli che si sono accorti, che la Vitara ha l'Hill Descent Control, quindi l'aiuto nelle discese molto brusche, in cui appunto Vitara in automatico ci permette di uscire dalle situazioni più difficili. Bene, parliamo adesso un po' di spazi ancora, vediamo i sedili dietro. Il comfort dei sedili dietro, quanto spazio abbiamo. Questo è il sedile di Vitara, consigliate che per darvi un'immagine reale abbiamo tirato al massimo indietro il sedile guidatore, quindi diciamo questa è la situazione peggiore che potete avere con un guidatore molto molto alto. Facciamo la stessa operazione in S-Cross, vi facciamo vedere il passo di S-Cross che non è 2,5 metri come Vitara ma è 2,6 metri, quindi come vedete abbiamo sicuramente più spazio e più comfort. Tra l'altro solo in S-Cross abbiamo un bracciolo integrato, perché se non viaggio in tre ma viaggio in due dietro, abbiamo appunto la possibilità di creare un piccolo salottino. Bene, ultima differenza fondamentale di cui non si può parlare, i colori. S-Cross non ci dà la possibilità di avere i bicolori, quindi la gamma colori è solo monocolore. Abbiamo sia per Vitara sia per S-Cross il bianco Santorini, che è l'unico per entrambe le macchine che non paga la vernice metallizzata. Per S-Cross abbiamo poi l'argento New York, il grigio Oslo, che è un punto di grigio a cui non eravamo abituati in caso Suzuki, ancora più scuro, forse un po' simile al grigio Londra che abbiamo in Ignis e Swift, ma comunque sicuramente non identico. Colori un po' particolari, abbiamo sicuramente il blu, che sta piacendo veramente ma veramente moltissimo, che non è disponibile in Vitara. Abbiamo poi il rosso Siviglia, molto molto bello, ne abbiamo già consegnate tante, piaciuto molto. Particolarissimo e su ordinazione, perché difficilmente si trova in pronta consegna, l'arancione Grand Canyon. Se ci piace il bianco ma lo vogliamo metallizzato, ovviamente abbiamo anche il bianco artico. Gran finale il nero Dubai, sta piacendo da morire, anche perché abbiamo questa nuova maschera su S-Cross nera che sulla vettura nera è molto 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 bella. In entrambe le macchine abbiamo tra l'altro le barre superiori al tetto e quindi abbiamo sempre il contrasto con l'argento. Colori di Vitara, su Vitara sui colori ci possiamo sbizzarrire, abbiamo il bianco Santorini che abbiamo già detto non si paga, il bianco artico, argento New York molto simile all'argento di S-Cross, tra l'altro ce l'abbiamo qui in versione cool quindi lo possiamo vedere al volo, eccolo qui, grigio Londra che è il colore della vettura che abbiamo visto fino adesso, e poi abbiamo tutta una serie di colorazioni bicolor su cui possiamo variare. Ovviamente anche su Vitara abbiamo il nero Dubai, stesso identico Pantone di S-Cross. Sui bicolori abbiamo tantissima scelta, abbiamo l'avorio tetto nero, il giallo tetto nero, rosso tetto nero, turchese tetto nero, abbiamo poi il grigio Glasgow tetto nero. Bene, adesso abbiamo fatto una sintesi delle due macchine. Ripeto, se volete fare un focus specifico di una delle due, trovate i video precedenti dove abbiamo detto veramente tutto. Questo video nasce dall'esigenza di alcuni di voi che nei commenti, nei messaggi WhatsApp, quando mi hanno chiamato, mi hanno detto: Sara, mi fido di te, seguo tutti i tuoi video, aiutami a capire qual è la macchina più adatta alle mie esigenze. A questo punto mi servono 1 miliardo di commenti. Ho bisogno di sapere voi quale macchina avete comprato. Avete preso un S-Cross, una Vitara, e perché? Oppure quale macchina state pensando di comprare, su quale vi state orientando e per quale motivo? E soprattutto, e questo ci introdurrà al prossimo video, state pensando di prendere
bene, la nuova Vitara o la nuova S-Cross in versione cambio manuale o cambio automatico? Bene, commentate, 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 perché proprio come questa volta alla Perugia Motori sempre il prossimo video lo scegliete voi.